Eccellenza, a fine pandemia, cosa possiamo trarre in positivo da questa drammatica esperienza? Come sempre, ogni evento porta con sé elementi critici, elementi educativi, formativi e anche di sviluppo. Ritengo che uno dei primi risultati, se così possiamo chiamarli, sono articolati in diverse categorie. La prima categoria è che il senso del limite. Cioè, il nostro tempo e l'uomo di oggi, l'uomo moderno, credeva, forse crede ancora, di essere onnipotente su tutto. Perché quando pensi che la tecnologia risolve tutto, o la scienza sia la panacea di tutto, si è reso conto, con molta facilità, che basta qualcosa di invisibile, di nuovo apparso sull'orizzonte della storia, per scombinare tutto. E quando diciamo tutto. I rapporti tra le persone, anzitutto, i rapporti tra gli stati, l'economia, la salute, il senso della vita, i rapporti tra di noi. Primo risultato, ricordiamoci che siamo limitati, ma nello stesso tempo, come altre volte nella storia, che siamo capaci di far fronte al limite. Tutto ciò che la ricerca ha sviluppato in questi anni, un po' pregressi rispetto agli ultimi eventi e anche in questi mesi, sta dimostrando che l'uomo non si arrende. E siccome la storia conosce altre epoche di pandemia o di epidemia, anche di questo ne usciremo. Ma con quanti sacrifici e questa volta con quanta novità rispetto al passato? Che pur vero che le epidemie interessavano gruppi estesi di persone, questa volta è il mondo intero. La seconda scoperta va dal senso del limite al senso di coinvolgimento globale, totale, degli abitanti della Terra. La qualcosa significa che o ci aiutiamo e ci salviamo insieme, oppure soffriamo tutti insieme. Dal punto di vista umano, dal punto di vista un po' più intellettuale, spirituale, c'è stato in tanti un riscoprire che se la vita è il limite, se non tutta la scienza, c'è qualcosa, qualcuno a cui bisogna ricorrere, non tanto come pronto soccorso, quanto per capire il senso della stessa vita. Allora per molti si è fatto molto vivo e acuto l'interrogativo religioso, cercare di capire in profondità. Per la verità non sempre con tutti e per tutti, ma questo c'è stato pure. Anche questo è pure significato per la Chiesa, per esempio, dover organizzare le sue cose tenendo conto della missione di sempre e quindi la sua missione di contatto con la gente, i sacramenti, le catechesi, i rapporti sociali, ma di adattarle. E qua le posso dire che veramente c'è una grossa difficoltà, perché altro il rapporto diretto tra le persone, altro è quello che dovendo mantenere fede ad alcuni impegni, deve trovare i modi perché gli stessi impegni si possono in qualche modo onorare. E non è facile. Tra sacerdoti spesso ci si dice come nel futuro le cose non saranno come il passato. Ed anche per le generazioni più giovani, questo rapporto con la formazione religiosa sta conoscendo e conoscerà degli impatti un po' diversi. Dico questo come un po' visione generale, ma ne usciremo, penso, un po' più maturi, anche la nuova generazione, a patto che, come sempre avviene altre volte, non ci dimentichiamo di quello che abbiamo passato. Perché quando c'è la difficoltà, allora c'è la coercizione. Quando tutto si libera, allora dobbiamo stare pure attenti. Insieme all'umiltà al limite, dovremmo apprendere il senso del buonsenso e del rispetto dell'altro. Eccellenza, nel mondo ci sono tante disuguaglianze sociali ed economiche, questo Covid le ha pure accentuate. Allora, il Santo Padre ha indicato la strada soprattutto nelle due encicliche, Laudato Si e Fratelli Tutti. Lei che cosa pensa? Io penso che in questo campo, in questi anni, Papa Francesco ci sta ricordando, in relazione alle novità che ci sono, un insegnamento che la Chiesa almeno da 60 anni sta dicendo. Veda, nel 1967 Paolo VI pubblicò una delle encicliche più belle del suo pontificato, la Populorum Progressio. Nasceva dopo due anni il Vaticano II. Quindi come attenzione della Chiesa al Concilio nel mondo contemporaneo, dopo il Concilio con i problemi che già si ponevano. Le può strambare qualcosa di Paolo VI nel premio della Populorum Progressio,
quando parla dei problemi del mondo, ci mette pure, per i popoli in via di sviluppo, le malattie epidemiche. Su questo punto la Chiesa, con la sua dottrina sociale, ci sta insistendo da anni. Papa Francesco, la sensibilità che gli è propria, con l'attenzione al mondo contemporaneo, l'encirca che lei ha detto, ha posto, ricordando, due punti fermi. La natura, come madre che ci alimenta, e se una madre la si uccide, è la storia che ci fa interagire con la natura. Però lei certamente avrà notato una cosa, da uomo delle comunicazioni, no? Che su certi insegnamenti, più di tanto non ci si perde tempo. Se c'è una notizia che fa colpo, la possiamo certe volte dare anche in modo incompleto. E fa colpo, fa notizia. Se ci sono contributi seri, condensati come questi, basta che è stata pubblicata, che è stata detta. Allora io veramente vorrei fare un invito. Questi testi, riprendiamoli anche sul nostro territorio, poi ne possiamo parlare con l'associazione eventualmente in seguito. Perché sono testi che nel guardare l'universale ci è fotografato il locale. Da questo punto di vista, se certe cose non si vogliono ascoltare, poi si pagano le conseguenze. La Chiesa prosegue il suo cammino. Vorrei fare anche riferimento alla base di questi due testi e della Caritas Veritatis di Benedetto XVI. Quello è un documento che, proprio perché ha messo il punto sulla piaga, è stato volutamente in qualche modo dimenticato. Con voi laudate sì, perché ce lo diciamo. Sono testi che c'è niente da perdere o da guadagnare per la Chiesa, ma soltanto da spendersi al servizio dell'uomo. E lei può capire facilmente che quando si toccano interessi globali, grandi, uno dei modi migliori per neutralizzarli è non parlarne. Noi dobbiamo riprendere queste cose, che ne avremo tante con le indicazioni. Eccellenza, la Chiesa è stata sempre vicino a chi soffre. In questa esperienza, nella diocesi Oppido Palmi, in che modo voi avete sostenuto la nostra comunità? Io parto da quelle cellule sul territorio che sono cellule vitali, le parrocchie. Bene, a me costa che le parrocchie, che con i parroci siamo a contatto permanente, hanno registrato in questo periodo un'attenzione, una solidarietà, un'apertura che fa onore ad un sommerso di bene di cui spesso non parla quasi nessuno. Io ho saputo di fedeli che in modo anonimo hanno fatto trovare al parroco buste con soldi senza sapere dove venissero, che hanno fatto trovare vicino alla porta della chiesa alimenti in grande quantità. E quando qualche parroco ha potuto fare un discorso più ampio, è arrivata una solidarietà che dice la bellezza del nostro popolo, la ricchezza che ci sia in questa piana, dica a livello parrocchiale, ma anche tra le famiglie. In questo periodo, per esempio, io so che chi non può uscire si vede trovata la spesa alla porta perché uno non può uscire. Ma questo è bellissimo. Questo è il lavoro di sé che la nostra terra ha avuto. Salendo un po', la nostra diocesi ha potuto avere anche da dare qualcosa, perché la Caritas diocesana, proprio in questi mesi, ha aperto un centro di ascolto che ha fatto diventare centro di asporto con la mensa diocesana. Per quelli che, pur di tanto servire, potevano portare a casa due volte alla settimana quello che poteva servire. Allora, quando parliamo di queste cose, dobbiamo parlare che la Caritas non è la FAO, e non è la distribuzione sul territorio, è un aiuto che lo può dare per i mezzi che ha, senza niente trattenere, e lo fa per i bisogni. Ma se andiamo più alto, no? Loro avranno saputo nella loro comunità che la Conferenza Episcopale Italiana ha erogato quest'anno un contributo straordinario per Covid-19, distribuendo alle diocesi. Noi abbiamo avuto circa oltre 500.000 euro come diocesi. Bene, con un progetto molto pensato e organizzato, l'abbiamo distribuito a tutte le parrocchie della diocesi, secondo il numero degli abitanti, come base, secondo alcune offerte, chiedendo a ciascuno di farci un progetto di spesa, rendicontando, in modo tale che ciò che si poteva dare corrispondeva alle esigenze del territorio e veniva documentato per la spesa fatta. Io posso dire con grande soddisfazione che questo lavoro che ci ha impegnato per un 2 mesi nella fase di preparazione, no? Come da novembre si è chiuso, e cioè tutte le parrocchie che avevano chiesto, alla luce di quei presupposti,
hanno documentato e ricevuto tutti l'importo loro assegnato, tutto documentato. In questa somma la diocesi si è trattenuta una parte minima, per la verità, per esigenze diocesane e quindi di tutte le parrocchie. Per esempio, chiese dove, in cattedrale soprattutto, i posti, per tutte le regole, potevano essere in qualche modo mortificati, no? Ha richiesto per esempio un impianto video sulle navate. Noi siamo già avviati con il sinodo, in altri contesti certi aspetti non l'avremmo fatto, ma stare a distanza, stare così, ha portato a fare delle spese che sono spese che riguardano il presente e il futuro, e così anche per tutte le carità possibili. E quindi è stato fatto non poco, e certamente staremo ancora attenti per ciò che è possibile fare, perché speriamo appunto che la pandemia passi, ma come sappiamo non tutto passa presto e subito, e allora su questa linea molto bella cercheremo di essere anche noi ancora attenti. Allora, eccellenze, il Covid ha messo a nudo tante difficoltà della nostra società. Un settore in difficoltà, soprattutto nella nostra regione, nella Piana, è questo della sanità. Come lei sa, l'associazione Progetto Città della Piana, insieme al mensile Il Corriere della Piana, hanno lanciato una campagna di flash mob davanti alle strutture ospedaliere. Siamo stati a Cittanova, siamo stati a Torrionova, in questi giorni saremo a Oppito, poi saremo qui a Palmi, a Gioia Tauro, a Rosarno e così via, per mettere appunto l'attenzione sulle difficoltà che abbiamo in questo settore, dove nella Piana sono stati chiusi 7 ospedali e ora ci troviamo impreparati nell'affrontare questa pandemia. Io le volevo chiedere che giudizio lei dà della classe politica amministrativa e politica di questa regione rispetto a come hanno operato per quanto riguarda il settore sanitario. Se permette, non vorrei soffermarmi sulla responsabilità dei politici attuali di questa situazione, perché mi sembrerebbe non solo fuori posto ma ingiusto, e a parte anche forse non completamente fondato. Invece io vado un po' più a ritroso e mi chiedo, come lei diceva, ma se questa situazione sanitaria, della salute più che della sanità, no? Oggi ha dimostrato in questa emergenza terribile tutte le sue defaianze. E ne sappiamo il perché. Da 12 anni siamo commissionati su questo, commissariati. La mia domanda da cittadino, non da vescovo, è: ma in questi 12 anni che cosa è successo perché con un'attenzione speciale dello Stato non solo noi abbiamo risolto, abbiamo peggiorato? E lei sa che quando un calabrese riesce ad andare fuori regione ed è accolto nelle strutture oggi attrezzatissime, quando viene accolto, all'economia calabrese costa il doppio e il triplo di quando viene fatto in Calabria. Allora uno si domanda da cittadino, cosa è successo in questi anni? Sono molto chiaro ed esplicito. Che fine hanno fatto quei contributi, quei soldi che c'erano? E quindi perché sentiamo, se appunto ciò che si viene detto corrisponde a verità, e non c'è motivo di dire che sono quante sciocchezze, che fine hanno fatto i finanziamenti della sanità in questi anni? Ma c'è qualcuno che eventualmente ha rubato? Ma se sono vere che certe fatture vengono 2 o 3 volte, no? Ma chi sono queste persone? Ma perché è stato possibile che questo avvenisse? E non è possibile fare, come si dice, uno storico, una scheda che va a ritroso per vedere? Che altrimenti capite che se su queste cose non facciamo luce, sia detto, per quanto se ne può fare, ma la si può fare luce. Che i documenti, quando ci sono, non solo sono in un luogo, in altri luoghi sono. Quindi mi si dice, ma noi adesso stiamo a fare un po' i ricercatori per vedere. Sì. Questa è una via che andrebbe percorsa. E va percorsa chi in questo campo ha l'autorità di farle, anche la competenza di farle. Riuscire a capire il motivo di questi anni così di silenzio non ci consola per i vuoi presenti, ma ahimè non vorrei che ci aprano scenari terribili su cose del passato. Poi da qui diciamo, si può recuperare qualcosa? Chi ha rubato deve restituire alla collettività? Non mi pronunzio, è una domanda. Si deve condonare tutto, come qualcuno dice? Mi è una perplessità, perché se si manda avanti questo principio di condoni, nel futuro ne avremo diverse richieste. O primo o secondo caso, andiamo al dunque. Bene, adesso con questo stato di cose, dopo 3 settimane di girandola di
commissari proposti e regolarmente non accettati. Come vogliamo mirare? È chiaro che il governo ha dimostrato tutto l'interesse con il nuovo commissario nominato e noi auguriamo al nuovo commissario veramente proprio un ottimo lavoro, libero da tutto, con la competenza alta che c'ha, perché finalmente se ne venga a capo di questo. Ma dobbiamo uscirne. Però come sempre in Italia bisogna aspettare che ci siano i momenti gravissimi per trovare soluzioni immediatissime. Non va così, non può andare così. E la Calabria su questo, perché si parla della salute, deve avere non una priorità, un'attenzione più delle altre. Perché se manca la salute, ma di chi stiamo parlando? È l'uomo in salute, con tutti i guai che abbiamo, che agisce. È una spesa sanitaria in meno che fa di una popolazione più sana la possibilità di... Allora veramente chi sta alle istituzioni, io parlo attualmente, quindi non mi riferisco al passato, se ci sono che si indagano e si trovano al dunque, e se si può fare lo si faccia tranquillamente, perché il maltolto va capito e se è possibile va restituito, se è possibile. Guardiamo al presente. E per il presente auguriamoci appunto che ci sia una svolta veramente forte, per la quale, le dicevo all'inizio, se l'epidemia o la pandemia ha dato una spinta, si direbbe in modo paradossale, o felice colpa, perché se non altro a me diviene anche un altro risultato. Ma lei capisce che questa è una magra consolazione. Ma se c'è necessità che questo possa dare una svolta, che ben venga. Eccellenza, l'associazionismo è un settore fondamentale nel nostro paese, non solo per le grandi risorse umane che mette in movimento, ma anche per quello che fa. Io mi riferisco all'associazionismo cattolico, ma anche a quello laico. Però sembra che spesso l'associazionismo possa dare fastidio, almeno in alcune occasioni viene pure ostacolato. Lei che cosa pensa dell'importanza dell'associazionismo nel nostro paese? Penso che sia una risorsa importante e insostituibile. Chiaramente parliamo di quell'associazionismo, ma la domanda era chiara su questo, no? Che si mette insieme a fin di bene, questo è chiaro, no? Ma su questo neanche... È una grande risorsa, perché? Perché fa capire che le istituzioni ci sono, devono esistere ed hanno un impegno da svolgere. Ma la base, da sempre ho conosciuto un mettersi insieme per sopperire in qualche modo ciò che non c'era. O per far sì che le potenzialità di bene delle persone diventassero più forti messe insieme. Quindi l'associazionismo è una grande risorsa, da sempre. Lei sa che anche in Calabria, tra 800 e 900, no? Le famose società di mutuo soccorso, e la nostra zona in questa, per tutta la Calabria, dei primati assoluti, no? Tra Palmi, Reggio, gli studi in questa hanno dimostrato. È stata una cosa bella. E mi ha fatto pensare in questi anni come la nostra zona è particolarmente vocata al mettersi insieme, a saper fare società, nonostante quell'individualismo di cui si parla. Quindi è una cosa ottima. Se l'associazionismo mantiene il rispetto, la purezza delle finalità statutarie, in via di fatto, e questa purezza significa che per essere associati nel bene, il bene si difende, a qualcuno questo dà fastidio, va messo in attivo. Forse nessuno statuto prevede come affrontare difficoltà dall'esterno. Dall'interno sì, se il socio non va, aggiustiamolo così, no? Ma ci mette in attivo questo. Perché ognuno che si sforza di fare il bene e di farlo bene, deve mettere in attivo qualcuno che gli dà fastidio. Perché il bene in quanto tale, dà fastidio solo in quanto tale, perché è bene. Però ecco lo stare insieme, il pensare insieme, l'organizzarsi insieme, il decidere insieme, questo diventa una forza. Poi sappiamo, nella vita e nella storia, niente senza difficoltà. Tanto più quando c'è qualcuno che mettendosi insieme, che diventano più qualcuno ma tanti, danno indirettamente fastidio ad altri, ma è un fastidio che gli altri si prendono. Noi non nasciamo per essere punta di spillo o spina nel fianco, nasciamo per il bene. Se poi ti dà fastidio, togli tu questo fastidio. Non sono io che te lo do, io faccio per il bene. Quindi benvenuto ogni qualvolta associazionismo è ben costituito a livello legale, questo è chiaro, no? Tale che può essere aiutato a livello anche sociale, in Calabria esiste l'elenco, il registro dell'associazione, no? E soprattutto che tra gli iscritti iniziali e quelli in corso non ci siano degli abbandoni, perché in genere si parte con grandi numeri, poi si finisce, però siamo sempre là. Quando poi resta un gruppetto che ci crede, quel gruppetto è avanti lo stesso, perché è solo che ci crede alle cose che c'è grande capacità. Quindi ottima cosa, ottima cosa. Eccellenza, nel ringraziarla per l'intervista a nome dell'associazione
Progetto Città della Piana, il suo presidente è l'architetto Armando Foci. A nome del Corriere della Piana, il nostro editore Gino Cordova e il nostro direttore Luigi Mamone, ringraziando anche il Giovanni Tomarco per le riprese, io le faccio l'ultima domanda e vorrei che noi ci rivolgessimo a chi soffre, a chi più in questo momento è in sofferenza. Mi riferisco agli anziani che sono chiusi in casa, mi riferisco ai bambini, ma mi riferisco anche alle donne che spesso a causa anche della pandemia subiscono anche delle violenze familiari. Allora io vorrei che lei concludesse questa intervista rivolgendosi soprattutto a chi soffre di più in questo momento. Sì, carissimi tutti, certo la nostra sofferenza per voi ha una qualità diversa. È una sofferenza di partecipazione, in parte esterna, in parte coinvolta nelle famiglie, però è viva. Dirvi che vi stiamo vicini, che vi consideriamo, quando può bastare non lo sappiamo, però non sentitevi soli. C'è chi per voi, io parlo adesso da vescovo, prega, si interessa, fa quello che può fare, e sa che tutto questo, se presso Dio riesce a fare l'impossibile, per gli uomini può avere degli ostacoli, ma non sentitevi soli. Ma poi, come sempre nella vita, ognuno prende su di sé la propria realtà e la deve trasfigurare. Se chi mi ascolta ha la fede nel Signore, sa che il Signore non abbandona, anche nella difficoltà. È Lui il nostro Cireneo. Aiuta a portarci la croce, se poi non riusciamo a deporla la croce. Ma soprattutto ci consola a livello interiore per farci comprendere il senso e il perché delle cose. Questo è per tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento. Ed è chiaro che per chi invece sta godendo, meno male, uno stato di salute, il farsi prossimo, vicino, l'essere il buon samaritano della strada serve, e per come lo sta facendo, che lo si continui. Anche queste persone, tenendo conto che il Signore le aiuta, le sorveglia, dà quel che è necessario per la forza e soprattutto da muoversi secondo le circostanze, secondo i bisogni. Io mi rendo conto cosa vuol dire per papà e mamma che hanno figli piccoli o per cruscitella a casa, dover lasciare la casa per il lavoro e con la scuola a distanza avere minorenni dentro, che i più piccoli che sono fatti proprio adesso aprendosi alla vita, adesso necessariamente persone che hanno bisogno di apertura, di giocare, di spazi, lo capisco. Tanti di noi della guerra ultima hanno sentito parlare. Questa è peggiore di quella guerra, perché è una realtà così diffusa, è così onnipresente, è così onnilimitante, che fa capire come a realtà diverse bisogna attrezzarsi diversamente. Allora la vicinanza significa anche molto realismo. Far capire per esempio ai piccoli, a chi sta crescendo, che certe cose non le possiamo fare. Mi rendo conto che è un discorso difficile, però diventa educativo. Si cresce anche con i limiti, anche con i no. Nella natura gli alberi non stanno sotto le serre, stanno all'aperto di tutto. Della pioggia, del vento, della neve, del gelo, di tutto. Gli alberi che resistono sono quelli che lentamente crescendo hanno visto via via togliere tante cose che non servono e sono solide. Così anche la persona. La persona da piccola cresce se, per certi contesti, viene aperto in un certo modo. Quindi siamo vicini certamente a tutti, però vorremmo dire che ci sia collaborazione personale e individuale. E per quanto riguarda gli educatori, in campo scolastico, in campo ecclesiale, in campo anche delle associazioni, far sì che si possa valorizzare questo tempo difficile come un'opportunità di crescita. L'uomo non deve mai essere passivo o sentirsi in qualche modo oppresso. Quando abbiamo detto in questi anni, in questi mesi, ce la faremo, tutto passerà, siamo d'accordo, questo è vero, no? Bisogna mantenere viva questa speranza, ma collaborare a che effettivamente ci sia. E voglio terminare con una cosa. Ricordiamo che siamo corresponsabili gli uni dagli altri. Mi domando se, in questa seconda ondata, ci fossero state alcune attenzioni, peraltro sollecitate, esortate, mi domando se ci fossero state, se sarebbe arrivato insieme adesso. E mi domando se non stiamo a fare i capricciosi, perché eventualmente se per Natale, Capodanno, ci sono delle limitazioni. Io mi domando. Ma è più difficile fare un sacrificio? O poi è più facile uscire da certi guai?
po' di buonsenso, con responsabilità, per me e per te e per noi. Perché non è detto che tu non pensi a te e puoi essere prima vittima. Se pensiamo gli uni agli altri, cerchiamo come è possibile di venirne a capo nel migliore dei modi. E quindi questo incoraggiamento, questa forza, questa fiducia nel Signore perché ci crede, e per tutti prospettive che le cose finiranno con esiti diversi dal passato, ma non continueranno all'infinito. Se sappiamo essere attenti anche noi.